Allora, buonasera ragazzi, siamo alla seconda puntata qui al posto sublime di Pescara, quindi per chi non è di qui vi consiglio di venire. Pavimento allucinante, caratteristico della cultura orientale, che ci sta le crepe fatte d'oro. Infatti c'era tipo un detto che quando una cosa si rompe usano l'oro per rimetterla a posto e renderla migliore. Comunque, a parte tutto, il locale è questo, Kaiten, e tra poco sto con l'amico mio Francesco, grande, e qua si mangia potente, si mangia. Però mi sa che, ah boh, sì, si mangia pure con le bacchette, dai. E quindi dai, piano piano vedrete. Ragazzi, il piatto forte di questo locale sono i roll, tipici della cucina sushi. E magari non rende l'immagine, ma il sapore è proprio da ristorante stellato. Cioè, secondo me, perché a me piacciono le cose saporite, quindi... Comunque, guardate, più o meno è così. Poi ci sta pure roba cinese, c'è tutto. Allora, iniziamo così, con qualche roll e le alghe. Qualcosa di un antipasto, diciamo, perché qua si mangia forte. Buonissimo. Ho preso la forchetta perché non so mangiare con le bacchette, naturalmente. Ragazzi, guardate il livello, guardate. Cioè, secondo me già uno che lo vede qui ci sente male. Guarda che degrado. Secondo me, ragazzi, qua... Cioè, io me lo sto mangiando con gli occhi. Francesco, quando c'hai fame, da 1 a 10? 11, mo 11, dai, sta salì. Più lo vedi e più la pancia si riempie, si allarga. Ragazzi, questa è una cosa buonissima, leggermente piccante, una salsetta con dentro credo tonno, buonissimo. Qua è pieno di prelibatezze. Ragazzi, siamo fermi al primo round, stiamo facendo una pausa e abbiamo ordinato questo, tutti gli ordini. Prodotto, dove sta scritto prodotto, tutti gli ordini. Allora, dove sta scritto prodotto sono tutti quelli che sono già arrivati. Ordinato sono quelli che abbiamo ordinato, quindi prodotto so già una frega. Mo secondo round, ragazzi. Fight! Cioè, ragazzi, qua la situazione si fa seria, guarda qua. Tutti questi soldati vanno in guerra e sapranno che verranno uccisi da due persone, cioè facciamo finta che questi qua sono delle piccole vittime. E praticamente noi siamo i giganti Gulliver e ci mangiamo tutto quanto qua. Guarda qua, va. Buonissimo. Buonissimo. Se sono arrivate altre cose strane. Chissà che ci andremo a mangiare qua. Però comunque è invitante dall'aspetto. Va, si è messo pure il gel, si è messo, va. No, a parte gli scherzi, comunque potente quella, Polpette di gambero. E mi manca questo sopravvissuto. Salvate il soldato sushi. Ragazzi, si vede che diciamo stiamo quasi a fine pranzo. Sia perché, vabbè, ve lo dico io, sto quasi pieno. Ma sia dalla faccia, cioè la faccia è diventata... Praticamente poi ci vuole un altro telefono per prendere tutta la faccia mia, oh. Google, cioè praticamente... Si assomiglia sempre di più all'orso yogi, oh. Va buono. Anzi, ho cambiato idea, lo sai che assomiglio un po'? A Doraemon. Doraemon, Doraemon. Ragazzi, l'avventura di Man vs Food sta arrivando al suo termine. Però qui abbiamo un veterano che vuole superare Thomas Hungry. E praticamente ci siamo quasi, ragazzi, ci siamo quasi. Io mi sono fermato e mi sono preso un'altra porzione di alghe giusto per far scendere un po'. Lui è andato avanti con porzioni di gamberi, eccetera. Ah, quindi l'aveva preso, ok. Ok, quindi abbiamo queste ultime porzioni. Vediamo se il nostro pretendente ce la farà a battere il cibo, perché il cibo a volte può essere più forte di un'intera persona.
in questo caso no, perché oggi si è allenato e prima praticamente la macchina l'ha spostata con il mignolo, quindi diciamo che ce la fa. No, non puoi mollare, non molla. Ragazzi, siamo vicini all'ultimo boccone, però lo vediamo provato Francesco. Le calorie non ce l'abbiamo in sovraimpressione, però ragazzi, qui è proprio una cosa da record. Abbiamo mangiato veramente tantissimo. Ecco qua l'ultimo boccone, vediamo se ce la fa. Vediamo. E ce la fece. Allora ragazzi, dopo il super pranzo a Kaiten, che praticamente diciamo che abbiamo rimesso un po' di carboidrati, pure un po' di proteine in circolazione, adesso stiamo camminando verso la Mecca e quindi piano piano diciamo aiutiamo la digestione. Aspiro, non ho stoppato.